il pesce spada. Di mezzo in mezzo chilometro davanti alla spiaggia a 400-500 metri da terra sta ferma una barca come avamposto in vedetta. Nella barca due o tre rematori pronti a vogare sulla prua ritto un fiociniere in attitudine di gladiatore che lancia il giavellotto. Nel mezzo della barca è infitto un palo alto tre metri, alla cui estremità, poggiando i piedi sui due denti di legno, sta attaccato un uomo che spia. È tutto l'attiraglio per la pesca del pesce spada, che la spia vede in distanza, che i rematori rincorrono, che il fiociniere trapassa. A distanza... La fila di barchette nere col palo e l'uomo indistinto, paiono scarafaggi appuntati in una custodia con uno spillo a capocchia grossa, e il loro sussidio stanno a terra, sulle eminenze più prossime a riva, altre vedette. Dove non vi sono rocce adatte allo scopo, si costruiscono altre torri di legname o di muratura coniche come i nuraghi sardi.